Cari amici, il 25 aprile 2020 è doppiamente speciale, perché è il 75° anniversario della liberazione d'Italia, quindi l'ultimo giubileo prima dei 100 anni, e perché il celebrare il 25 aprile durante la pandemia lo rende ancora più significativo. A nome di Milano ringrazio Ferruccio Parri per aver organizzato questo ritrovo insieme all'Istituto Cervi e agli altri 65 istituti storici della Resistenza. Non possiamo abbracciarci, ma grazie al vostro impegno siamo vicini come non mai. La vostra maratona staffetta di memoria è preziosa. Ci rammenta il patrimonio ideale della Resistenza, che si è tradotto nella Costituzione. È il faro però che illumina la battaglia più difficile della nostra epoca, la lotta contro il coronavirus, che si è estesa dal fronte sanitario, quello sociale e economico. In questo momento di memoria non possiamo quindi non ricordare tantissimi deceduti per il Covid, anche perché tanti di loro avevano vissuto molte feste del 25 aprile e non potranno gioirne più. A loro va il ricordo commosso di Milano, che certamente ha retto e sta reggendo, ma pagando un prezzo molto alto. Saranno per sempre nel nostro cuore. E in loro memoria la nostra città si rialzerà. Il coraggio dei partigiani contro il nazifascismo testimonia l'importanza della generosità, solidarietà e fraternità. Se ci pensate, valori che sono incarnati oggi dai medici, dagli infermieri, dagli operatori sanitari che rischiano e a volte perdono la propria vita per salvarci dal coronavirus. Con civismo e responsabilità, i milanesi, come gli italiani, hanno accettato la sospensione dei loro diritti fondamentali ed è un sacrificio enorme. Grazie al popolo italiano, il popolo sovrano, il nostro sovrano, come dice l'articolo 1. E Milano è la città simbolo della liberazione d'Italia. La marcia e la manifestazione in Piazza Duomo sono festa collettiva, rito popolare, identità cittadino. Inno alla gioia, inno alla vita, istinto alla vita. Quest'anno non lo potremo fare, è una ferita nel cuore, ma anche una speranza che nel 2021, il 25 aprile, sarà ancora più gioioso e speriamo proprio di festeggiarlo nella massima condizione di salute. Il 25 aprile cade vicino alla Pasqua, cristiana e ebraica, feste di liberazione dall'oppressione, dalla morte, dal male nazifascista. Infatti la Bibbia e la Torah ci insegnano che non dobbiamo mai fare del male a chi ci sta vicino. Dobbiamo aiutare perché così staremo tutti meglio. Il 25 aprile sarà sempre la festa di tutti gli italiani, un popolo gioioso per la sconfitta del nazifascismo, per la libertà e democrazia tornate dopo 23 anni di dittatura e grato verso la resistenza. Saremo sempre riconoscenti a chi, come Ferruccio Parri e i suoi fratelli partigiani, ha combattuto il nazifascismo e ci ha regalato la Costituzione. Grazie alla Resistenza l'Italia non solo si è riscattata, ma ha vissuto il periodo più fortunato della sua storia, probabilmente. Milano sarà sempre una città antifascista. Ci vantiamo, io in primis mi vanto ogni giorno dell'uguaglianza, della diversità, della fraternità e dell'inclusione, la nostra identità. Milano è la capitale morale d'Italia in quanto degna erede del sacrificio dei nostri partigiani. Viva la libertà, viva i partigiani, viva la resistenza, viva il 25 aprile.